Con Cristina Nisticò del Cine de Tour per presentare il 25esimo anniversario de Tour Garage Market, festa di chiusura, domenica 18 dicembre 2022, ben trovata. Ciao, ciao Federico, ciao a tutte, ciao a tutti. Sì, sono Cristina, la presidente del de Tour, anche presa in giro come la fortunatissima presidente del de Tour. Raccontiamo un po' che sta succedendo. 25 anni in breve, sì, perché come sapete il De Tour è un'associazione culturale, nasce come cine club, poi si apre sempre di più nei decenni alle varie arti, nasce soprattutto come luogo underground e al 25esimo anno saremo breve senza dubbio, perché nel quartiere dove il De Tour è nato, che è Rione Monti, nel 1997, e adesso non è più il quartiere dove è nato il De Tour, la gentrificazione si è trasformato e quindi gli affitti, sia per chi si abita che per chi fa attività, non si può stare, non è più possibile, e quindi andiamo via verso nuove avventure. E il 18 facciamo questa festa della rinascita, festa del guardare avanti, del guardare lontano e lasciare alle spalle questi ultimi anni terrificanti con occhi lucenti, guardando veramente sempre più avanti. E questa volta però cercheremo, speriamo, di trovare una luce da parte delle istituzioni, uno spot sul De Tour, che comunque in 25 anni pienamente indipendente, senza aiuti di nessun tipo, solamente basandosi sul lavoro volontario sia del direttivo che di tutte le socie e dei soci volontari e volontarie, adesso ha bisogno, è giusto, che riceva uno spot da parte delle istituzioni. Questo è quello che mi auguro e che secondo me è giusto. Dopo 25 anni di cultura indipendente in una città come Roma, la capitale d'Italia, è giusto. Come sarà la giornata di domenica? È divertente, nell'invito c'è scritto niente musi lunghi, gentili, tutti contenti e sorridenti. Chi non sorriderà verrà buttato fuori. Ci sarà un market di alcune cose, alcuni oggetti che stiamo vendendo, perché in tutto questo il locale va svuotato entro fine gennaio, e anche per portarsi via un piccolo ricordo del De Tour e sostenere ancora una volta l'associazione. E ci sarà una cosa molto divertente, una performance, chiamiamola, si chiama Cine Dance. Non vi dirò troppo perché vi auguro di partecipare, perché è veramente molto carino e molto divertente, e si balleranno spezzoni di film con coreografie all'interno, dai cult ai più attuali. Si farà la coreografia davanti a uno schermo, senza performance da professioniste o professionisti, ecco, per divertirsi e stare insieme. Il pomeriggio inizia alle 5.30, sarebbe necessario, se non gradita, la prenotazione, ci sono due fasce orarie, tanto per capire un po' quante persone verranno, tutto su www.cinedetour.it, e la richiesta di tesseramento, che anche se è gratuita la tessera, va fatta, e vi aspettiamo con un bel sorriso. E ci sentiremo chiaramente per le novità quando avrete trovato un posto per salutarci, sì, nuovamente. Sarai tra i primi a saperlo, Federico. E se domani non hai niente da fare, sia di venire a fine ballare, ti aspettiamo a braccia aperte. 25esimo anniversario The Tour Garage Market, festa di chiusura, cine dance karaoke, domenica 18 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Cristina Nisticò del Cine The Tour. A presto! Ciao!